tifosi, ben ritrovati in questa nuova puntata di Extra Doria. Domenica a mezzogiorno e mezza la Samp affronterà la bestia nera Sassuolo di ritorno dalla settimana di stop per le nazionali. Ma prima ci sarà un nuovo appuntamento importantissimo che coinvolgerà tutti i tifosi e sarà sabato, e ne parleremo in questa puntata con Carlo Barile, che è tornato a trovarci dalla Feder Club, e Alessio Eremita, collega redattore di SampNews24.com. Bene, allora ragazzi, anzi, Carlo, partiamo da te, raccontaci che cosa succede sabato. Innanzitutto, a nome di tutta la Federale Club, ti ringraziamo per averci invitato qua in trasmissione per raccontare cosa succede sabato. Sabato festeggiamo una grande cosa, i 50 anni della Federale Club. Dal 1966 la Federale Club è sempre sotto la Granata Sud. E di cos'è la Federale Club? È la mamma di tutti i club, io la chiamo sempre la mamma di tutti i club dei tifosi della Sampdoria. E sabato sera si festeggia in grande stile i 50 anni. Vuoi far vedere la locandina? Facciamo vedere la locandina, esattamente. Ora vi do alcuni dati tecnici, proprio perché vi aspettiamo tutti numerosissimi. La serata inizia alle 18.30 alla sala Vespucci del Galata Museo del Mare. È raggiungibile a pochi passi dal centro città a piedi. Ci sono posti auto in zona, quindi potete raggiungere in tutti i modi la sala Vespucci. Iniziamo alle 18.30, ecco. Esatto, do un po' di orari, esatto, sì, un po' di sì, sì. Alle 18.30 il saluto ai club, il benvenuto, un flutto di benvenuto a tutti. Poi si può cenare, ceneremo con pietanze tradizionali ligure, crofiette al pesto, focaccia al formaggio, prezzi popolari, così è aperto veramente a tutti, perché è la festa di tutti i tifosi della Sampdoria e di tutti i club della Sampdoria. La festa è proprio la festa dei tifosi. Festa dei tifosi, che però avranno anche degli ospiti. Assolutamente. Alle 21 inizierà lo spettacolo condotto dall'amico Andrea Lazzara, grande cuore blu cerchiato. Direttamente al laboratorio di Zelig avremo Matteo Bonforte e i Beoni, tutti grandissimi cuori blu cerchiati. Altri ospiti saranno gli ex calciatori, ovviamente della Sampdoria. Non diciamo i nomi, che è una sorpresa. Ah no, alcuni possiamo svelarli. Li svegliamo? Facciamo la l'amico sorpresa Nicolini, fino all'ultimo. No, okay. Nicolini, Casazza, Arnuzzo, Dordoni. E gli altri non ve li svegliamo. Venite sabato sera. Se volete sapere chi c'è, insomma. Dalle 19 in poi vi aspettiamo e vedrete anche gli ospiti. Sicuramente ospiti importanti, ho citato come i Beoni, che si vanno a vedere spesso a teatro, avete piacere vederli lì. Ingresso gratuito, quindi vi dico, impossibile mancare. Quindi si mangia, si beve, si parla di Samp, insomma, un bel fine settimana che in attesa, della partita della domenica, venite a festeggiare con noi 50 anni sicuramente, aspettando la partita. Si canta, si fa festa fino a tarda notte. Ecco, appunto, a proposito della partita di domenica, Alessio, Sassuolo, bestia nera in Serie A, a quanto pare, a Marassi è sempre stata difficile, potrebbe essere la partita di Pratt, finalmente, di nuovo, ha conquistato un posto da titolare, secondo te ormai? Io mi auguro che Pratt possa giocare da titolare per via anche dei vari giocatori, Bruno Fernandes, impegnati comunque con le nazionali. Spero che Giampaolo si affidi a lui dal primo minuto finalmente, anche perché se no è impossibile vedere le reali qualità di questo giocatore, e penso che possa essere una partita da Pratt. Penso che il suo estro, il suo talento, seppur sia un giovane giocatore, possa risolvere una partita così importante e delicata per la Sampdoria. Quindi più Pratt e meno Linetti in questa settimana, dici? Ma io proverei, sì, di dare un po' più spazio a Pratt, anche se Linetti è sempre stato un giocatore importante, un po' meno a mio avviso a Firenze, però ora aspettiamo ovviamente le notizie da Bogliasco, cosa preferirà adottare Giampaolo. Però penso che Pratt debba giocare da titolare, ecco. Debba essere il preferito assoluto, la certezza. Ecco, e a proposito di certezze, certezza è diventato Lucas Torreira, per fortuna, investimento minimo, resa massima in campo, e chi invece però è relegato alla panchina è Cigarini. Oggi il suo agente ha parlato di una possibile cessione a gennaio del giocatore, che a quanto pare non sta trovando lo spazio che si aspettava. Te l'aspettavi tu questo exploit di Torreira, ed è giusto che Cigarini si guardi intorno, o la Sampdoria un rincalzo del genere se lo deve tenere stretto? Ma innanzitutto credo che nessuno si aspettasse l'exploit di Torreira. Chiaramente va fatto un buonissimo anno a Pescara, però comunque si sta parlando di Serie B, non di Serie A, si tratta di due palcoscenici differenti. Visto comunque l'ottimo rendimento avuto finora da Torreira, è giusto dare lo spazio a lui, anche perché confrontandolo con Cigarini ci passano parecchi anni. Per quanto riguarda l'agente di Cigarini, questa mattina ha fatto un'uscita, nel senso ha rilasciato delle dichiarazioni relative al fatto che Cigarini potrebbe lasciare la Sampdoria addirittura a gennaio. Ovviamente è chiuso da Torreira. Io mi auguro che Cigarini possa restare almeno fino a giugno, perché
Innanzitutto, una sua cessione potrebbe essere un fallimento da parte della dirigenza della Samp, e poi credo che possa essere un ottimo rincalzo per il centrocampo della Sampdoria qualora Torreira necessitasse di riposo oppure fosse comunque in difficoltà nel proseguo della stagione. Carlo, sei d'accordo su questo dualismo Torreira-Cigarini? Come la vedi la questione? Da tifoso assolutamente concordo con quello che tu Alessio e con le scelte del mister. Nessuno si aspettava questo grandissimo esploit di Torreira, però la squadra, come ha dichiarato il presidente Ferrero, l'avvocato Romei, è fatta di tutti i giovani, vogliono puntare sui giovani e assolutamente fiducia al mister. I tifosi, io ripeto, devono fare i tifosi, non gli allenatori, quindi fiducia al mister. Se Cigarini vorrà lasciare l'ambiente Sampdoria a gennaio sarà una sua scelta. Poi i procuratori sono sempre male del calcio, quindi hanno iniziato oggi, siamo quasi siamo in periodo di calcio mercato, quindi giustamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Bisogna iniziare a farsi pubblicità. Esatto, pubblicità, però non è detto, io spero che Luca Cigarini rimanga con noi, perché è un grandissimo giocatore, l'abbiamo sempre voluto negli anni quando lo conservano alla Sampdoria, però ovviamente Luca Torreira è esploso quest'anno e dobbiamo dare fiducia a questo giovane, speriamo di tenerlo ancora per anni con noi in rosa. Ok, preoccupazioni per la partita di domenica? Assolutamente no, noi pensiamo alla festa, dobbiamo festeggiare sabato sera, quindi poi domenica penseremo alla Sampdoria, ci pensiamo tutti i giorni, però la partita è la domenica, sabato sera c'è la festa, io continuo a fare spam, pubblicità per la festa, ragazzi. No, partita difficile come tutte le partite sono difficili, abbiamo lasciato dei punti a Pescara, a Cagliari, ma sono tutti campi difficili, il Sassuolo è un po' una bestia nera, ci porta dei bei ricordi in Serie B, il Sassuolo. Quindi fiducia alla squadra, forse sentivo oggi che riposerà Muriel, come diceva anche Alessio, tutti i ragazzi che sono stati impegnati con il nazionale riposeranno, fiducia ragazzi, io proverei addirittura Chic dal primo minuto col Sassuolo in campo. Ecco, in chiusura con Alessio, appunto, Chic oppure Budimir per l'attacco secondo te? Io sono un amante di Chic, mi auguro che questo giocatore possa, anche come si è visto contro la Juve, possa diventare un punto fermo. Non vorrei sbilanciarmi troppo, ma anche in sostituzione poi di Quagliarella in futuro. Budimir deve ancora, secondo me, ambientarsi con la Serie A, quanto Chic, però secondo me Chic è un buonissimo attaccante, dotato di straordinarie qualità, per cui mi interesserebbe molto vederlo giocare contro il Sassuolo e poi in futuro in coppia direttamente con Muriel. Budimir invece resta un buonissimo rinforzo per l'attacco, nulla da dire. Devo ancora autoconvincermi però di Budimir, mentre di Chic sono particolarmente fiducioso, sì. Quindi fiducia a Chic e ringraziando i miei ospiti, mi raccomando, sabato non mancata la festa della Federclub, domenica mezzogiorno e mezzo magari ci riusciamo a mangiare anche il Sassuolo. E ci vediamo settimana prossima. Forza Samp, sempre. Forza Samp. Arrivederci.